facci caso. Allora, qui è un dibattito molto grosso, quindi aiutatemi anche voi. Fatemi sapere se vi piacciono i capelli corti più lunghi, perché papà non piace. Ciao papà. Vieni. Anzi, raddrizza prima un attimo il telefono, che è un po' sporco. Girare un po' così. Così, perfetto. Io non so inquadrare subito. Vieni. Buonasera. Allora, oggi facciamo una ricetta da una patria che io amo da morire, che è la Spagna. Facciamo la paella de marisco. Ecco, il marisco che a me è proprio... Per chi non sapesse lo spagnolo, la paella de marisco, ma credo che si capisca, è la paella di pesce. Eh sì. Allora, noi abbiamo deciso di fare... Io preferisco quella di carne o con le verdure. Di fare tre puntate. Cioè... questa, dove facciamo la paella di pesce, prossimo weekend paella di carne, prossimo weekend paella vegana. Tre weekend con la paella. Vuoi mettere? Volete mettere la paella? Se non vi va, che volete altre ricette, ce lo scrivete e cambieremo le ricette. Esatto. Non l'ho fatta tutta in una volta perché ogni tipo di paella ha un procedimento diverso. Okay. Quindi non si può seguire lo stesso procedimento per la paella di carne. E non potremmo neanche farla tutta in diretta perché c'è il riso e quindi il riso va cotto. Insomma, ma per fortuna il riso è l'ultimo step, quindi tutti gli step li facciamo vedere. Vabbè, quando... allora partiamo, perché se non abbiamo tempo partiamo. Allora, basta chiacchiere. Prima cosa, ingredienti. Allora, per una paella di... io parlo di diametro perché dovete avere la pentola della paella. Noi non abbiamo la pentola plastica, useremo... Vabbè, non è vero, ce l'abbiamo, ma è di là, vabbè. Non abbiamo la pentola della paella. No, sì, ce l'abbiamo. Fa niente. Non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Vabbè, se la troviamo il prossimo weekend la facciamo vedere. Ok. Quindi, questa è 14-16 cm più o meno per queste dosi. Non so. 14? 24 vorrei dire. No. 14 è una cosa che c'è così. No, perché là c'era scritto di 28 centimetri. E io l'ho dimezzata la dose. No, ma ragazzi, ciao, io vado. Non avevo... Io pensavo che 28 fosse così. Dimezzi le dose, ma non dimezzi la padella. Ah, vabbè. Vabbè. Voi mi capite, ok? Le dosi sono... Voi la sopportate, è diverso, non è che la capite. Le dosi sono per una paella di 24 centimetri, ma io ho dimezzato, quindi sono 200, vabbè, insomma, avete capito, 200 grammi di riso, 200 grammi di passata di pomodoro, due bustine di zafferano, peperoncino, 80 grammi di cipolla, questa è 200 pasta, quindi la dobbiamo tagliare, brodo vegetale o in alternativa fumetto di pesce, paprika dolce, olio, allora qui servirebbero 8 gamberi e 8 scampi, noi avevamo gli scampi, quindi sono 12 scampi, fine. Quello avevamo in casa. Poi ci vorrebbero anche qui le cozze, noi non le mangiamo perché non so, non ci fanno impazzire, di conseguenza io ho usato le vongole. Vabbè, è una paella rivisitata, molto rivisitata. Spagnoli, non scrivete mail cattive perché sennò qua non so dove andremo. Anche perché vi capisco, quindi attenzione. Hai dimenticato l'ultimo ingrediente? No, aspetta, non posso spiegare. Mezzo chilo di vongole o cozze, a seconda di quello che fate. Mi raccomando, non andate a buttare via il succo che si crea. Okay. Tenetelo da parte perché per chi non dovesse avere o sapere come fare il fumetto di pesce, io so come si fa, ma ci vogliono ore e non ci voglia. Nel caso usiamo l'acqua di cottura delle nostre cozze o vongole che siano. Quindi partiamo perché sono già passati 5 minuti. Partiamo, io le vongole, come vedete, le ho già fatte aprire perché ci vogliono comunque un 5-6 minuti. Quindi si aspettava. Cioè, come hai fatto a farle aprire? Io non ci capisco niente. Olio in padella, usate un wok o sempre la padella della paella. Ci mettete le cozze, o vongole che siano, chiudete, fuoco alto, alto, non dovete abbassare né niente. E fate partire, dopo un po' sentirete continuamente dei pop, vuol dire che si stanno aprendo. Ok. Quando non lo sentite più, tenete controllato, quando non lo sentite più, le togliete. Ok, e quindi rimane nella pentola questo sughetto che voi tenete da parte. Noi lo recuperiamo, perfetto, va bene. Poi, altri ingredienti. La nostra cipolla. Che avevi già detto. Che devo tagliare. Quindi cominciamo a tagliare 80 grammi di cipolla, quindi mezza cipolla. Presa a poco,
Io ho fatto un po' meno di mezza perché così rimane un po' più sicuro come dose. Uh-huh. Allora, togliete la buccia esterna. Tu intanto so che ti fa schifo. No. Però... faccio io la cipolla, se vuoi, tu metti col resto. Che a me la cipolla non spiace, ma col pesce sapete che io non ho un ottimo rapporto, quindi... Come la taglio? Devi tritarla finemente. Ah, ok. Allora, gamberi e scampi, per far sì che ottengano un buon sapore e che diano un buon sapore in padella, noi che cosa facciamo? A livello delle zampe, se non li faccio vedere, a livello delle zampe, se ci riesco, andiamo a praticare un taglio. Ah, poi vi devo far vedere il nuovo arrivato, se riesco a trovarla, perché sarà in giro da qualche parte. La gattina, per chi non lo sapesse, abbiamo trovato una gattina nel cortile lunedì scorso e fino adesso è da una settimana circa che è con noi. Che avevano abbandonato, io non farò cominciare polemiche, però capirete già da soli. Quindi... non tolleriamo quelli che abbandonano gli animali, insomma. Non li capisco. Andiamo a tagliare la parte dove ci sono le zampe con una forbice per rendercelo più facile, in modo tale che i gamberi rilascino il succo. E facendo così, comunque anche loro prendono parecchio sapore. Così la nostra famigliola è diventata di 5 gatti e un cane. Che quel povero Cristiano è continuamente bullizzato da quei gatti. E infatti è lui che ha paura della gattina e non la gattina di lui. Fanno morire insieme. Una gattina piccolissima, avrà avuto qualche due o tre settimane di vita, era proprio piccolissima. Sì, infatti. E è rimasta, cioè praticamente chi la vede dice che ha tutto orecchie. Sì, al momento sì, perché è magrissima, deve riprendersi, per cui vedete tu solo due orecchie molto grandi. E due occhioni verdi, bellissimi. E basta. Poi non c'è praticamente attaccato niente, però è bellissima. Però gioca tantissimo, mangia tantissimo e dorme tantissimo. Quindi sta bene. Secondo giorno che è arrivata qua si è mangiato un filetto intero di branzino da sola. Aveva fame, per chi non l'avesse capito. Detto beh, va bene. Oggi si è mangiato un fracco di carne di cavallo, ho detto beh ragazzi, siamo messi bene. Comunque vedete che io sto continuando a praticare questo taglio, è una cosa velocissima e in realtà potrebbe non servire. È un piccolo accorgimento in più che permette di far sì che il gambero prenda tanto sapore. Nel frattempo sto tritando la cipolla. Basta così. Basta così. Adesso alza il fuoco. Ok, aspetta che esci con le mani. Ok. Allora alziamo un po' il fuoco, ok? E metti le cipolle a far rosolare. Ok, allora. Cosa stai cercando? Prendo quello che non ha preso lei, perché se io prendo il tagliere mi dite questi gamberi. Questi... quali sono già fatti? Tutti quelli. Ah, pungono. I gamberi pungono. Ma che ne so io. Anche questi sono fatti? Sì, sì. Quindi vado a mettere nella pentola la cipolla. Ok. Non aggiungo olio. No, niente, per ora no. Non serve. Adesso lascio solo che nella padella ci sia quello. Nel frattempo, dai solo una girata, lasciala imbiondire da sola, senza toccarla. Ok, quindi mi cospargo bene sul fondo della padella. Uh-huh. Ok. Adesso lo lasciamo imbiondire, poi schiaccia l'aglio. Dov'è? Ah, ecco. Comanda bacchetta, Certo. Schiaccia l'aglio. Allora taglio le due estremità in modo tale da poter togliere, vedete, la pelle e poi lo schiacciamo. Ok, adesso tritalo. Ah, schiaccia e trito, non bastava tritarlo. No, perché così almeno esce più sapore. Non è il mio mestiere di tritare l'aglio, Allora, a questo punto... mettilo in padella. Ok. Anche l'aglio in padella. Alziamo il fuoco. Uh-huh. E la lasciamo imbiondire un po'. Ok. Cipolle d'aglio che cuoce. Appena imbiondisce per bene, uh-huh, andiamo ad
aggiungerci i vari ingredienti liquidi. Ok, quindi tu parla. Io continuo a rigirare perché se lasciamo fermo brucia tutto. Io prendo un bicchiere, anche questi qua di plastica non è necessario. Ok. Vado a prendere il brodo vegetale. Quindi un bel cucchiaio abbondante. Anche un po' di più perché qui. Dimmi. C'è la star. C'è la star. È arrivata la signorina Chanel. Ecco a voi Chanel. Un po'. Ciao, io sono Chanel. Amorino. E c'è anche Charlie con lei, eh? Eh beh, Charlie, dici io chi sono, l'ultimo arrivato. Guardate, è un tesorino, ha adocchiato il gambero, quindi sì. Sicuro dopo ne mangio. Per cui mettila giù, andiamo avanti con la nostra ricetta. Direi che la cipolla ormai sta imbiondendo, eh? Perché poi rischiamo che si bruci. Quindi direi di cominciare ad aggiungere perché sento già sì. Il classico profumo di cipolla che sta cuocendo. Allora andiamo ad aggiungere alla polvere, che alla polvere, al brodo vegetale, dell'acqua, mescoliamo. Sì. Vediamo un po'. E voilà! Andiamo ad aggiungercelo. Guardate come cuoce già bene. Allora io ho il mio trucco che usavo a scuola. Uh-huh. Cioè faccio prendere tanto sapore alle verdure, che in questo caso sono cipolla e aglio, con il brodo vegetale, quindi lascio che evapori l'acqua. Una volta che è evaporata, vado ad aggiungerci i gamberetti. Ah, ok, così non si disperde troppo il gusto dei gamberetti. Perfetto. Okay. Se no, se io le andassi a mettere adesso col brodo vegetale, disperderei completamente il sapore. Invece così li vado a mettere dentro, li cuocio. Una volta cotti li sposto sul tagliere e li lascio stare insieme alle vongole fino alla fine. Quando ho pronto il riso e ho pronto tutto, vado ad aggiungerceli. Per accelerare il processo di asciugatura dell'acqua basta cospargere le pareti della padella con l'acqua, questa subito evapora perché è calda e quindi mescolando così fate un po' più in fretta. C'è Chanel che ci sta guardando con un'aria come dire qua magari qualcosa mi arriva. Sì, poi arriva qualcosa da mangiare anche per lei. Va bene, qui l'acqua sta asciugando. Allora, quando è quasi asciugata, come in questo caso, vado a prendere i gamberi o scampi che siano e li vado a mettere all'interno della padella. Ok, così cominciano a cuocere. Questi penso che non debbano rimanere molto, perché essendo pesce. No, devono rimanere, io li lascio dentro un paio di minuti, non di più. Ok. Dopodiché li togliamo, li mettiamo su un tagliere, assicuratevi che il tagliere sia di legno, non tagliere di marmo o cose del genere, perché sul tagliere di marmo disperde l'acqua e va in giro. Sul tagliere di legno il legno si impregna dell'acqua del pesce e rimane quindi il sapore. Ok, perfetto. È pulito? Perché, vabbè, sa ancora di cipolla, ma tanto. Sulla cipolla, ma tanto, cipolla, cipolla. Va bene. Allora, spiega un po', quindi appena cotti li appoggiamo lì e poi? Poi a quel punto andiamo ad aggiungere il resto, quindi la paprika dolce, la nostra passata di pomodoro. Allora, se avete un tagliere di quelli con il bordo incavo, con quel bordino, meglio ancora perché se esce un po' di liquido perlomeno non va in giro sul tavolo, vado a prenderlo. Vi faccio vedere com'è. Ce l'abbiamo? Certo. Ah beh, quello grosso, ok. Dicevo, quindi andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti, cioè la passata di pomodoro, la paprika dolce, andiamo a mettere il peperoncino, io un goccio, non tantissimo, ce lo vado a mettere già anche sui gamberetti per far sì che prendano un po' di sapore anche loro. Vedete che ne ho messo pochissimo, evito di metterne troppo sui gamberetti. Quando appunto, dicevo, sono pronti, andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Alla fine e solo alla fine andremo a mettere il riso. Poi a quel punto ci salutiamo perché la ricetta sarà pronta. Ecco, un tagliere come questo è l'ideale, vedete? Tutto questo bordo che fa appunto, diciamo, da raccoglitore per il brodo. Allora, i nostri scampi, cosa sono questi? Scampi. Dovrebbero essere quasi pronti. Sì, quasi. Ancora qualche secondo e sono pronti. Va bene. E poi dove li mettiamo? Un piatto da portata? Si serve nel wok. Ah. È come si servirebbe nella padella? Ah, ok. Si serve nel wok. Ah già, non sono andato a prendere la padella, vabbè. Ma dov'è?
È di là, è quella di metallo con le due maniglie. Secondo me, ragazzi, non ce l'abbiamo. Ah, vabbè, lasciamo stare. Non sa neanche dove abitiamo, non so se abbiamo la padella. Va bene, penso che a questo punto siamo pronti. Allora, adesso facciamo una cosa. Per facilitarvi il compito, non preoccupatevi se va giù anche la cipolla, il brodo. Ah, ok. Perché tanto poi andiamo... È riuscita comunque a farlo cadere. Hai di utilizzare tutto, quindi non ti preoccupare. Aspettate che lo prendo, lo mettiamo da parte. Voilà. Sì, poi dopo puliamo. No, ho capito, ma poi ci mettiamo sopra le pietre. Almeno io ce lo metto, sono capace. Sì, direi. Quindi cosa facciamo? Nella padella mettiamo... Andiamo a prendere la passata di pomodoro. Ok. Per non sprecarla. Sì, aggiungete un pochino di acqua e la rimettete nella padella. Voilà. Quindi aumento la temperatura del fuoco, così comincia a scaldarsi. La padella è già calda e quindi si scalda subito. Un po' di paprika, loro ci vanno giù pesanti con la paprika. Beh, anche lei è andata giù pesantina, perché ragazzi. Mi piace tantissimo la paprika. Ok. Zafferano. A volontà. Due bustine, ne diceva, che servivano, eh? Un parecchio. Qui. Magari se l'apri tutta, invece di tirare. No, si è incastrata dentro qua, l'hanno cotta insieme, vedi? L'hanno sigillata tutta insieme. Okay. Vado a prendere lo zafferano. Ok. E lo vado a mettere all'interno della passata. Penso che si stanno formando dei piccoli rumi. No, sono i pezzetti di cipolla che sono rimasti nella padella. Niente, si adattassano insieme, si girano tutto. Oh. Io lo zafferano non so voi, ma lo uso veramente poco. Io praticamente mai, perché non è un gusto di quelli che amo. E va bene. Qui è quello che serve per far prendere tanto il colore al pesce, al riso. Voilà. Poi? A questo punto andiamo ad aggiungerci un po' d'olio. Va bene, un classico cucchiaio d'olio. Ok. Sì. E poi il nostro sugo delle bongole o cozze, a seconda di quello che scegliete. Adesso lasciando lavorare il fuoco, questo un po' si assorbirà, viene asciugato. Non dovete lasciarlo asciugare tanto, dovete solo vedere che incomincia a fare le bolle. Appena incomincia a fare le bolle d'aria, aggiungete il riso. Da quel momento noi ci salutiamo e ci vediamo più tardi. Quanto lasceremo però cuocere il riso? 20 minuti. Ok. A quel punto poi rimettiamo il pesce. Ok, guarda. Rimettiamo il pesce nella padella e poi possiamo servire. Esatto. Accorgimento, il riso deve cuocere per assorbimento. Ciò vuol dire che noi adesso gli diamo una mescolata. Dopodiché per 20 minuti noi non lo tocchiamo più, nel senso che proprio non lo si tocca, perché deve leggermente attaccarsi alla padella. Ok, perfetto. Allora lasciamo lì, il pesce è pronto. Beh, ci aggiungeremo quindi i gambe, scampi, quelle che sono, sì. E anche le bongole. Le bongole, esatto. Aggiungiamo tutto nella pentola e serviamo in tavola. Ok. Poi dice a me che ne metto dappertutto. Avevo la cipolla dietro al collo. Tanta cipolla. Ciao, ciao ragazzi.